Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove erano seduti. A parte loro delle lingue, come di fuoco, si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Quando venne quel suono, la folla si accorse e fu confusa perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliavano dicendo: tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua madre? Oggi è un giorno importante per quanto riguarda la Chiesa. Festeggiamo, come diceva Gina all'inizio, il compleanno, perché la Chiesa nasce quel giorno. Ed è proprio perché nasce quel giorno che la Chiesa comincia a parlare, la parola del Signore comincia ad essere udita. E ho voluto fare proprio questa sezione della serie in questa giornata, quando la parola del Signore ha cominciato ad uscire da Gerusalemme per arrivare fino all'estremità della terra. Abbiamo visto nelle volte precedenti gli altri sensi che possiamo sfruttare, visto che sono doni, per avere un rapporto più grande, migliore, perché ci aiuti ad avere un rapporto con Dio. E oggi vediamo proprio l'udire. L'udito è stato per millenni, prima della scoperta della scrittura, l'unica maniera per comunicare, l'unico modo per avere interazione con l'altro. L'unico modo per tenere la memoria di quello che era passato prima dei libri, la tradizione veniva tramandata di bocca in bocca, di terra. Questo è uno strumento molto semplificato, molto semplice. Una membrana, tre ossicini e una serie di fili elettrici che portano nel cervello e creano uno strumento con cui comunicare. Tre ossicini che collegano uno strumento che fa arrivare al cervello delle vibrazioni che si tramutano in segnali elettrici, e quei segnali elettrici diventano concetti, idee, sentimenti e memorie. Nella prossima. Pensate se invece di essere stati creati come la membrana timpanica, Dio ci avesse creato così. Questa è la struttura di un serpente. Non c'è la membrana, non vibra niente, non arriva nessun suono se non le vibrazioni intracraniche che percepisce il serpente. Infatti il serpente, per poter udire, tira fuori la lingua. Pensate se tutti quanti noi, invece di avere le orecchie, dovessimo tirare fuori per sentire. Brutto, come illustrazione. Però un attimo. La predicazione si chiama udire Dio. Allora cosa significa? Che Dio è udibile soltanto attraverso le mie orecchie? Cioè che per forza devo sentire una voce dall'alto che mi scende per poter udire Dio? Per fortuna Dio ci ha fatto molte altre capacità per poterlo udire e che vanno ben al di là delle nostre due orecchie. Il fondamento della fede in Cristo, della fede in Dio, è che abbiamo un Dio che ha sempre parlato all'uomo sin dalla creazione. Sapete qual è il primo libro della Bibbia, vero? Qual è il primo libro della Bibbia? No, il primo libro della Bibbia è Giobbe. Nel senso, il primo libro della Bibbia, come l'abbiamo messa noi, è Genesi. Ma il primo libro scritto in assoluto dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento è il libro di Giobbe, un libro antichissimo. Tutti quanti conosciamo la storia, no, di Giobbe, questa persona ricchissima, fortunata, che a un certo momento, non spieghiamo perché, comincia a vedere tutte quante le sue ricchezze, le sue fortune essere dilapidate, spariti da sotto gli occhi, e per 38 capitoli Giobbe, la moglie di Giobbe e gli amici di Giobbe cercano di dare una risposta al perché è successo tutto quanto questo. E alla fine del 38° capitolo, stanco di sentire stupidaggini di carattere biblico,
Il Signore, nella prossima, il Signore si palesa, compare nella scena, Giobbe 31, 38, 1. Allora il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse, e afferma alcune cose. Allora capitemi bene, io non sono uno di quelli che dice che tutto quello, tutte le cose che sentiamo e tutto quello che io dico è ispirato da Dio e che sento costantemente la voce di Dio, magari fosse così. Ci sono occasioni in cui questo accade, alcune volte la voce di Dio è abbastanza chiara da sentire e vedremo come. E ci sono alcuni altri tempi dove invece Dio è assolutamente silenzioso, dove per molto tempo non ricevo istruzioni. E questo non ha a che fare con Dio, ma ha a che fare con io, con me stesso, con quello che succede. Lo spiega bene Eliu, che è un amico di Giobbe, che dice in Giobbe 33, versetto 14: Dio infatti parla in un modo o nell'altro, ma l'uomo non ci parla. Questa è l'affermazione, dice Dio comunque parla, sei tu che non ci parli, non lo senti. Perché accade? Perché accade questo? Perché io sono analogico, mentre Dio è digitale. Dice questo Marco, sei impazzito, lasciate che spieghi. Allora, chi è che tra di voi ascolta ancora la radio? Sulle mani, chi ascolta? Io e mia moglie, e Luca, siamo in tre. Bene, se l'ascolti Luca, con che cosa lo ascolti? Con una radio? Con una radio. Se sei moderno invece, l'ascolti con una di queste cose, dove ci sono tantissime app. Io su questo cellulare per esempio ho 3 o 4 app dove mi fa sentire, c'è una bellissima, si chiama Radio Garden, dove tu puoi ascoltare, c'è un mappamondo che gira, volevo fare un filmato ma poi ci voleva troppo tempo, un mappamondo che gira e tu cliccando su un puntino verde che indica dove c'è una stazione radio, puoi ascoltare quella stazione. In che maniera? In maniera perfetta, è digitale. Se sei antico come me invece, ascolti la radio con una cosa così. L'ho trovata, Questa, proprio questa radio è quella che usavo 30 anni fa. Ora, 30 anni fa, quando andavo in Inghilterra con mia moglie, non avevo, perché volevo sentire le notizie dall'Italia, ammesso che uno si è interessato a sentire le notizie dall'Italia, non c'era maniera, perché gli smartphone non esistevano, il web ancora era ai primordi, per cui non c'erano le stazioni che potevi seguire, anche perché i computer non erano 30 anni fa, non era che fossero così portatili. L'unica maniera era portarsi una radio ad onde corte, questa è la radio ad onde corte, che è un sistema molto poco usato, dove le onde arrivano in quasi tutte le parti del mondo, perché l'FM, la modulazione di frequenza, non arrivava in Inghilterra. E io avevo questa radiolina a onde corte e per poter sentire le notizie dall'Italia. Ora, per poter sintonizzare, io passavo ore a cercare di sintonizzare perfettamente la stazione. Ora, attenzione, la stazione non è che trasmetteva tutti quante la giornata, c'era il famoso notturno dall'Italia. E quelli vecchi come me se lo ricordano, che era una trasmissione che c'era verso le 10 di sera, mi pare, fino a mezzanotte e mezza, dove c'erano tutte quante le notizie sull'Italia. E io l'unica maniera in cui avevo la possibilità era alzare l'antennina di questo. Sentiamo se ancora funziona. Ieri funzionava, oggi non funziona più. Questa era una radio ad onde corte e in pratica quello che succedeva è che io mi connettevo a questa radio una volta al giorno per poter ascoltare un po' come male, sentivo assolutamente male.
non si capiva niente. Ora, Dio, abbiamo detto che un Dio che non è mai stato analogico, è stato sempre digitale, il suo segnale è sempre arrivato forte e chiaro. Vi ricordate nel giardino di Eden? Nel giardino di Eden anche Adamo ed Eva erano digitali, perché? Perché arrivava forte e chiaro, era tutto quanto lì, era Dio, era presente. Ma col tempo, nei millenni, ci siamo allontanati dalla fonte di emissione di Dio e ci siamo disabituati a usare le nostre orecchie, tutte quante le nostre orecchie, che sono più di due. E lì diceva che Dio parla in un modo o nell'altro. Ovvero Dio non parla soltanto con la luce, non parla soltanto con le vibrazioni, e non puoi ascoltare Dio solamente con le orecchie fisiche, ma le devi usare con altre orecchie di cui Dio ci ha dotato e che sono rappresentate bene nell'Antico Testamento. Vi do soltanto un'immagine: Dio ha parlato attraverso un roditore d'erba, vi ricordate? Mosè? Dio ha parlato attraverso una nuvola che seguiva il popolo di giorno e gli faceva ombra, e la stessa nuvola che poi riempiva il luogo santissimo nel Tempio. Dio ha parlato attraverso una colonna di fuoco, sempre nell'Antico Testamento, in Esodo. Dio ha parlato attraverso angeli, ovvero messaggeri, persone che arrivavano e dicevano qualche cosa a una persona che capiva quello che era il volere di Dio. Dio ha parlato anche attraverso un asino. Ve lo ricordate? Leggetelo, Numeri 22:30, Balaam. E c'è che si gira, e a un certo punto l'asina gli dice: oh, ma che diavolo stai facendo, Balaam? Fai così e così. Era parlato addirittura attraverso un asino. Allora, quali orecchie dovrei allora attivare per sentire la voce di Dio? Per sentire la voce del Creatore? In quale modi Dio ci parla al giorno d'oggi? Dio ci parla attraverso la Bibbia. Paolo afferma questo in Timoteo. 2 Timoteo 3, versetti 16 e 17. Ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni buona opera. Attenzione, vedete che c'è, sottolineata, guardate la parola ispirata da Dio. In realtà in greco è un'unica parola, sono tre parole, in greco è teopneutos, che significa il soffio, teo pneutos, di Dio, cioè Dio, però pneutos, soffio, significa il soffio di Dio. La parola, la Bibbia, è il soffio di Dio. La Bibbia non è un buon libro, non è un buon libro, ma è il soffio del mio Creatore. Qua dentro non c'è anche la parola di Dio, questa è la parola di Dio, questo è il soffio del Creatore. È come un vento che porta ristoro, porta illuminazione, porta conoscenza. Allora, immaginate che è una giornata calda, no? E non avete l'aria condizionata a casa. Che cos'è che fate quando è caldo, 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 che si soffoca dentro casa? Che fate? Come? Apri le finestre. Perché? Perché fa corrente. Apri una porta qua, una finestra là, così che faccia corrente e cambi l'aria. La stessa cosa vale per la vita. Quando la vita si fa calda, quando diventa bollente, quando scotta, quando stai soffocando e non respiri più, devi aprire la finestra della tua anima e metterla a corrente aprendo la Bibbia, così che passi la parola. Il soffio di Dio, il vento che rinfresca, è presente nella sua parola, nella Bibbia. Ma devi aprire la Bibbia
per fare corrente con la tua anima. Se la Bibbia resta chiusa, non fa corrente, l'aria non si cambia, la temperatura rimane la stessa. Ora, non ti chiedo tanto, ma 5 minuti di corrente, di mettere a corrente dentro la tua anima, aprendo la Bibbia, la temperatura della tua vita cambia in maniera radicale. Seconda maniera con cui Dio ci parla. Dio ci parla attraverso gli insegnanti. Ma ti è capitato mai di sentire una predica da me, da Gin, da Mario o da altri e dire: ma Mario, Marco, Gin, ce l'hai con me? Ce l'hai con me? Come fa a sapere le mie cose? Oppure: ma Marco, come faceva a sapere che erano proprio queste le parole? Marco o chi altri, queste le parole che mi servivano oggi. Sembra quasi che gli abbia raccontato. Ah, non gli ho detto niente in vero. Allora, non ero io, qualche altro, e non era Gino, non era Mario, qualche altro predicatore ad avercela con te. Sia ben chiaro, no? Quando predichiamo non ce l'abbiamo con le persone. Ma era Dio che ti stava parlando. Era Dio che ti stava parlando. Dio sta usando qualcuno con un dono di insegnamento per parlare con te. So se avete visto che io, quando predico io, 5 minuti prima della predica, vado di là. Vado di là perché in quei 5 minuti prego una cosa che la senti la stessa preghiera. Signore, non le mie, ma le tue parole. Signore, non il mio, ma il tuo cuore. Signore, non la mia potenza, ma la tua potenza. Siamo dei canali. Siamo dei canali con cui Dio arriva al suo popolo. Canali imperfetti, assolutamente. In Prima Tessalonicesi, perché queste non so cose che mi metto io, in Prima Tessalonicesi, versetti 2-3, capitolo 2, versetto 13, Paolo dice così: e mai ci stancheremo di ringraziare il Signore, perché quando avete sentito la nostra presentazione del Vangelo, voi non avete pensato che si trattasse di parole umane, ma l'avete preso per ciò che realmente la parola di Dio che agisce in voi che credete. Paolo dice: quando io vi ho insegnato, non ero io che stavo insegnando, ma era Dio che stava insegnando. Se pensassi anche per un solo istante di dover scegliere parole ogni domenica, questo penso che sia la stessa cosa che vale per Gino o per Mario, se pensassimo anche un solo istante che noi, che le nostre parole che usiamo possono fare una differenza in voi, saremmo assaliti dal terrore, non predicheremmo nemmeno una riga, perché avremo paura di dire le cose sbagliate. Ciò che facciamo, ciò che faccio e che fa ognuno che predica è predicare quello che Dio ci ha messo in cuore, e per me, almeno il 90% sono prediche contro di me. Io predico contro di me, perché le cose che Dio mi mette in cuore sono quelle cose che dice: ma ecco, tu devi lavorare su questo, su queste cose tu devi lavorare. Oppure su cose che il Signore mi mette in mente e mi dice: Marco, queste sono le cose che dovrebbero essere cambiate nella società, queste sono le cose che dovrebbero succedere nel mondo, queste sono le attività che dovrebbero fare le persone. Lo so che sembra assurdo, e per quanto possa sentirmi inadeguato, per quanto possiamo sentirci inadeguati chi predica, piccoli, impreparati, peccatori, anche durante il momento in cui stiamo predicando, per quanto possa sentirmi indegno, Dio usa la mia voce e quella dei predicatori e delle predicatrici per arrivare al suo popolo, per parlare al suo popolo, anche attraverso tutte quante le imperfezioni e tutti gli errori della comunicazione, perché non siamo digitali, ma siamo analogici. E le parole che predichiamo, le parole che ciascun predicatore predica, non sono le sue, ma sono quelle di Dio. E questo non lo dico io, ma lo dice Paolo, Prima Corinzi 2:13.
E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Attenzione, ma questo non vale soltanto per i predicatori, attenzione. Questo non è che se tu sei predicatore c'è questo dono speciale, sì, è un dono speciale, una benedizione che si dà. Questo vale, se hai creduto in Cristo, per tutti, per te. Dio parla attraverso la tua voce. Quando? Quando parli agli amici, quando dai un consiglio, quando un amico ti viene a chiedere, un'amica ti viene a chiedere un consiglio dicendo: senti, io sto in questa situazione, tu che ne pensi? E tu magari in quel momento ti viene un'illuminazione dicendo: guarda, io farei così. Dio sta parlando tra me, attraverso i consigli che dai agli amici, attraverso i versetti che citi alle persone quando ti vengono a chiedere qualche cosa, attraverso i segnalibri che distribuisci a chi ama, penso che ci siano ancora i libri, attraverso i WhatsApp con le tutti quanti fiori che ci scambiamo, belli fiori, ma la parte importante sono i versetti, la parte importante sono i versetti. Dio ti sta utilizzando quando fai questo, Dio sta parlando ad altri tramite di te. Terzo modo in cui Dio ci parla: Dio ci parla attraverso idee e sogni. Allora, Dio è un creatore, no? Per cui un creatore ha una mente creativa. Quando Dio ti ha parlato, ti ha creato, ha detto queste esatte parole. Genesi 1,26: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Stamattina Jean ha parlato della bellezza di Dio e io non posso immaginare che Dio sia come me, fisicamente, nel senso che Dio si è clonato in Marco, per cui guardate quanto sono bello. Dio ci ha creato a sua immagine spirituale, noi siamo come Lui spiritualmente. Conformi della stessa materia, significa la parola, fatti a sua somiglianza. Una parte di te sa creare non perché sei bravo, perché sei brava, non c'è niente da vantarsi, ma perché tu sei un clone, sei conforme all'idea, alla forma di un Dio creativo. Una parte di te sa creare, ma non sei tu a creare nulla. Ci deve essere qualcuno che ti fornisce la materia prima, i mattoni per creare. Le tue idee brillanti, le ispirazioni, non te ne vantare perché non vengono da te, vengono da Dio. Per taluni, come me, vengono tramite i sogni. Attenzione, perché le idee meno brillanti, che ci vengono pure le idee poco brillanti, quelle distruttive, quelle che fanno male. Ecco, adesso tizio che mi ha offeso, adesso vado e gli buco le gomme. Che non viene da Dio. Adesso ma quando l'incontro mi sente, vedrai come me lo cucino, perché non viene da Dio, quello viene da quell'altro. E queste si chiamano tentazioni. Allora, quando Dio ti dà un'idea, si chiama ispirazione. Quando il sarto ti dà un'idea, si chiama tentazione. Quando tu ti metti qualche cosa in testa, si chiama stupidaggine, no, si chiama suggestione. Si chiama suggestione. Giovanni 14, 26: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che festeggiamo oggi che è Pentecoste, che il Padre manderà nel mio nome il giorno di Pentecoste, vi insegnerà ogni cosa e vi farà ricordare tutto quello che ho detto. Ecco l'ispirazione, ve la farà ricordare, ve l'ha messa in testa. La frase farà ricordare nell'originale greco è ipomenesco, che significa mettere nella tua mente. Ecco l'ispirazione, ecco l'idea brillante. Tu ci metti le travi, le palanche, la manodopera, il cemento, la sabbia, i mattoni. Ma il progettista non sei tu, è Dio.
intimo. Attenzione però non cadere nell'opposto, perché c'è chi dice Dio non parla mai, e c'è chi dice ah ma Dio mi parla sempre, quello si chiama misticismo. Ah, Dio, tutto quello che dico lo dico perché Dio mi dice di dirlo. Ah, io sono un collegamento diretto, io ancora aspetto questo filo diretto, e poi sono 30 anni che faccio il pastore, io sto filo diretto non ce l'ho mai avuto. Tutto quello che penso, tutto quello che dico è parola di Dio. Le tue ispirazioni, le tue idee brillanti, i tuoi sogni devono sempre superare la prova Bibbia. La prova Bibbia è molto semplice. Quando hai un'intuizione, un'ispirazione, un sogno, che dici, boh, questo non proviene da me, allora poniti queste semplici domande. Prima, è in accordo con la parola di Dio, la Bibbia? Se non c'è qua dentro, non è un'ispirazione. Se contraddice qualche cosa che sta scritto qua dentro, non è un'ispirazione, è una tentazione o una suggestione. Secondo, mi rende più simile a Cristo? L'importanza del leggere la Bibbia è perché noi diventiamo sempre di più simili al nostro Salvatore, a Cristo. Terzo, è in accordo con i miei doni, i miei talenti? Se io mi inventassi dicendo ah, il Signore mi ha detto che da questo momento in poi tutte le domeniche canterò io, sa che non ci viene più nessuno. Non è insieme con i miei doni e i miei talenti. Io ho tanti altri, Dio mi ha dato altri doni, mi sarebbe tanto piaciuto avere il dono del canto, non ce l'ho. Sono leggermente intonato, ma c'è una voce che fa schifo. Per cui inutile che mi invento che sono un gran cantante. Oppure è qualcosa che riguarda le mie responsabilità. Cioè, posso intervenire in qualche maniera? Questa ispirazione che mi dice, ah guarda, tu devi andare a parlare con Netanyahu per fare la pace. Ma come? Me l'ha detto Dio. Un attimo. Mi sa di no. È una tua suggestione. È una tua suggestione. Serve a convincermi di peccato o a condannarmi di peccato? Molto spesso Dio ci parla perché ci dice Marco, perché a me mi dice Marco che la cosa che fai non è bella, mi sa che sarebbe ora che la smetti di fare, oppure che la cominci a fare, a seconda se la faccio o non la faccio, se la cosa che vuole che Dio è una cosa che voglia che faccia o che non faccia. Altra cosa è quando mi dice, Marco sei proprio una schifezza, perché l'hai fatto ancora, vedi, ah, tu non sei il mio figlio, tu non sei il mio discepolo. Quello è condannare, Dio non condanna, convince di peccato, ma non condanna di peccato. E infine, mi fa provare la pace di Dio? Perché se l'idea che mi viene, l'ispirazione che mi viene, i sogni che mi vengono, se il sogno è un incubo che mi fa vedere che tutta quanta la mia famiglia morirà, non è da Dio, non è da Dio, perché Dio non vuole spaventarti, ti vuole mettere in guardia alcune volte tramite i sogni, dicendo no, guarda, attenzione, potrebbe esserci un pericolo, così che tu puoi intervenire. Ma se ti spaventa soltanto, non viene da Dio. Ma attenzione, non è che perché l'idea e l'ispirazione e il sogno sia da Dio deve essere a maggioranza, dicendo vabbè, 3 a 3 pareggio, forse si fa, 4 sì e 2 no è maggioranza, perché per Dio no, deve rispondere a tutto 6 su 6, deve superare tutte le domande per essere ragionevolmente sicuri che si tratti della voce di Dio. Quarta maniera in cui Dio ci parla, questa è la maniera strana. Dio ci parla tramite la sofferenza. Può sembrare un mezzo strano, eppure è così. Leggi i salmi, ci sono decine di salmi dove Davide, che è stato inseguito da Saul, che sta patendo le pene dell'inferno, che dice, Signore, ma dove sei? E a un certo punto dice, oh, Signore mi ha parlato. Mi dai il Benjamin prossimo? Questo è soltanto un esempio, perché c'era nel primo versetto, Salmo 120, nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha risposto.
Dio spesso usa il dolore per parlarti. C.S. Lewis, lo scrittore di Le cronache di Narnia, ha detto questo, è una citazione che faccio tante volte. Dio sussurra nelle nostre gioie, parla nella nostra coscienza, ma quando siamo nel dolore, egli ci chiama a gran voce. Il dolore è come un megafono per risvegliare un mondo ormai sordo. Quando siamo sordi, Dio dice: oh, oh, nel dolore tuo ci sono. Sapete, la realtà è che nessuno di noi piace cambiare, a me non piace cambiare. Io ho un figlio che le due parole sono: lo preferivo prima, preferivo l'altro, preferivo come era prima. Nessuno sa che, a nessuno piace il cambiamento così, sempre. Dio sa che noi cambiamo non quando vediamo le fiamme, ma quando sentiamo il calore. Perché vediamo le fiamme sono laggiù, ma quando sentiamo il calore allora cambiamo. Abbiamo paura di cambiare, non cambiamo, sino che il dolore non diventa più grande della nostra paura di cambiare. Voglio leggervi quello che scrissi circa 20 anni fa, circa una cosa che mi è capitata 20 anni fa. A quell'epoca facevo parte della chiesa di Monterosi, predicavo una decina di volte l'anno, partecipavo attivamente alle riunioni e gestivo il giornalino della chiesa. Dopo 5 anni dal mio arrivo in quella comunità ero uno dei suoi responsabili. Avrei potuto essere soddisfatto. Stavo lavorando attivamente per il Signore. Ecco, il problema era proprio quello. Era diventato un lavoro. Non c'era più gioia. Sentivo che quello che facevo era un peso, lo sentivo come peso. Nessuno aveva scelto quel tipo di lavoro se non io. In una parola, stavo avvicinandomi ad essere cotto. Non vedevo il fine di quello che stavo facendo. Poi, in un incidente banale, mio padre morì. Lui era per me il consigliere saggio a cui aggrapparmi nei momenti difficili. Non mi sono mai sentito così solo e bisognoso di affetto, spaventato da non poter più contare sui suoi consigli. Ma proprio in quel momento ho visto il perché stavo lavorando per la mia chiesa. In quei mesi vi furono persone che mi aiutarono in ogni cosa, da confortare mia madre, a guardare Matteo piccolo, a chiamare mia moglie che aspettava Benjamin, dall'accompagnarmi negli uffici per le varie carte da preparare, da telefonarmi quasi ogni giorno per confortarmi, venire al negozio per darmi una parola di conforto. Tutto ciò per farmi sentire amato, farmi sentire desiderato, importante, non solo nel mio dolore. Ecco perché stavo lavorando. Perché la chiesa è questo. A distanza di anni, se riguardo indietro, vedo che Dio aveva colto il mio sommo dolore per insegnarmi che quello per cui stavo faticando, per cui stavo lavorando, non era il mio lavoro, ma il suo lavoro, l'edificazione della sua chiesa, del suo corpo locale, quel corpo che ora mi stava stringendo a sé dando mio amore, affetto e sostegno. Ora, non so se tu hai provato o stai provando adesso momenti simili a mio, nelle varie gradazioni possibili, da un piccolo dolore a un dolore della perdita del genitore. Ma sappi che Dio sta cercando di parlarti proprio in questo momento, di sfruttare quello che è umano per volgerla bene. Ricorda che Dio è colui che è capace di trasformare una crocifissione in una resurrezione. In conclusione, Dio ci ha creati e fatti per ascoltarlo, attraverso differenti metodi, attraverso differenti orecchi, fisici, i nostri occhi, con la lettura della Bibbia, le nostre orecchie che l'ascoltano, le predicazioni, mentali, i nostri pensieri, le nostre aspirazioni, i nostri sogni, esistenziali,
le nostre esperienze e i nostri momenti difficili. Ora tocca a me e a te, come credenti, di ascoltare la sua parola. La bellezza che porta ristoro, porta conoscenza, porta illuminazione, porta conforto e porta guarigione. Ah, dice, ma io ho una fede troppo piccola. Marco, tu beato te che c'hai una fede grande in Dio e riesci a sentirlo. No. Non pensare che la tua fede sia troppo piccola. Se oggi pensi che sia impossibile che Dio parli proprio a te, la fede che ti serve è quella che Dio stesso costruisce e fortifica in te attraverso il suo figlio. Romani 10, versetto 17. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. E non importa se tanto tempo che non ascolti la voce di Dio, Cristo è lì al tuo fianco. Lo Spirito Santo, il giorno di Pentecoste, è sceso per essere al tuo fianco e vuole portarti ad ascoltare la voce del Padre e iniziare o tornare a farci una bella chiacchierata, per più giorni, per più tempo, col suo figlio e con la sua figlia amatissima. Andiamoci a pregare. Grazie Signore, che tu sei un Dio che vuole parlarci attraverso vari mezzi. Grazie che ci ha dato delle orecchie spirituali molteplici. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio aprire le mie orecchie, quelle fisiche, qui voglio ascoltare la tua parola, le predicazioni degli insegnanti che mi parlano della tua parola. Voglio leggere la tua Bibbia perché possa avere la tua brezza che porta ristoro, conoscenza, illuminazione, conforto e guarigione. Voglio aprire i miei orecchi mentali ricevendo le tue ispirazioni e i tuoi sogni, sottoponendoli alla propria Bibbia. E infine voglio ascoltarti anche attraverso i momenti dolorosi che attraverso nella mia vita. Perché Signore, so che tu sei presente al mio fianco e tu mi ami e tu vuoi parlare con me. E tu mi vuoi non analogico ma digitale. Vuoi che il tuo messaggio mi arrivi forte e chiaro. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome.